Sono 25 le associazioni in Abruzzo ad aver aderito al neocostituito comitato Vota per il Sì per fermare il nucleare, che è stato presentato questa mattina a Pescara. Il comitato, in vista del referendum del 12 e 13 giugno, si impegnerà a promuovere il Sì per abrogare la norma relativa alla realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nucleare. La sfida del comitato nazionale è quella di portare al voto 25 milioni di cittadini. In Abruzzo si punta almeno a 600.000. Loredana Di Paola, WWF Abruzzo. È uscita la data per il referendum. Esprimiamo la nostra fortissima contrarietà a non aver voluto accorpare la data con le elezioni amministrative, determinando a questo punto un aggravio di spesa di 350 milioni di euro in un momento di gravissima crisi. Accogliamo anche con favore la sospensione momentanea del programma nucleare, con la moratoria, appunto, sempre notizia di ieri, la moratoria di un anno, e quindi invitiamo maggiormente a questo punto la popolazione ad andare a votare, appunto, per rafforzare questa sospensione, questo ripensamento momentaneo del governo. Il comitato chiede inoltre che la regione Abruzzo si pronunci contro il nucleare. L'Abruzzo, tra le regioni in Italia, tra tutte le regioni, è una delle, forse l'unica o una delle poche, che non si è espressa contro, diciamo, la scelta di localizzare, appunto, le centrali nella propria regione. E questo è gravissimo, infatti facciamo appello al Presidente perché finalmente la regione si pronunci rispetto a questo, perché non basta dire che la nostra area è sismica e quindi non verranno mai le centrali, perché tutta l'Italia è sismica e quindi, diciamo, che chiediamo un forte pronunciamento. Tra le associazioni aderenti al nuovo comitato anche Legambiente Abruzzo, presieduta da Angelo Di Matteo, che ha illustrato le ragioni del sì. Oggi scegliere il nucleare significa guardare al passato e non guardare al futuro. Si tratta di tecnologie molto obsolete, di tecnologie rischiose che non vale la pena portare avanti. Basta guardare al futuro e alle fonti rinnovabili. Sono queste le sfide energetiche che noi abbiamo di fronte.